Presidente Mallamaci, a 30 anni dall'approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in sede ONU, qual è la situazione che a lei risulta in Africa? Ma la situazione che risulta in Africa a 30 anni da questa convenzione è una situazione di non diritto dei bambini. Noi stiamo valutando quotidianamente delle realtà che sono impressionanti e la cosa che poi mi fa pensare tantissimo è, ad esempio, vi faccio un esempio pratico, in Costa d'Avorio, primo paese al mondo per la produzione del cacao. Non c'è una fabbrica di cacao, il cacao viene raccolto da questi bambini per poter sopravvivere e mandato in Francia, dove viene lavorato e rimangiato e acquistato dai figli dei francesi. Ma se non erro, la Francia ha firmato questa convenzione, l'ha ratificata, Assolutamente l'Italia. Noi parliamo dei bambini armati, ma l'Italia ha delle fabbriche di armi e le armi vanno in Africa. I bambini in Africa vengono armati per uccidere in tenera età e l'Italia, mi sembra che anche l'Italia abbia ratificato la Convenzione dei diritti del bambino. E l'Olanda, vogliamo parlare anche dell'Olanda, dove in Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, io visito bambini con le mani infette perché raccolgono delle pietre, quelle pietre sono diamanti che vanno in Olanda e vengono trasformati per arricchire l'Olanda e i paesi occidentali. Ma l'Olanda ha ratificato questa convenzione. Allora, abbiamo una convenzione meravigliosa che rimane sulla carta nella maggior parte dei casi. Sapete che oggi sono morti tanti bambini quanti sono i bambini minori della città di Pescara. Voi sapete che se per caso, malauguratamente, fossero morti tutti i bambini della città di Pescara, noi stasera non eravamo qui, eravamo tutti in lutto nazionale, non si parlava più di nulla. Invece siamo qui a parlare perché di quei bambini, quanti sono quelli di Pescara che sono morti oggi in Africa, il mondo non interessa. Però abbiamo una convenzione che riguarda tutti i minori. Allora diciamo le cose come stanno. Non gratifichiamoci di assurdi che vengono scritti, non gratifichiamoci di cose inesistenti, perché sicuramente la Convenzione ha dato il diritto di identità al minore, ma purtroppo è un caso molto limitato, perché la maggior parte dei minori subiscono violenze, soprusi, abusi, non solo dall'autorità locale politica dove vivono, ma per interessi dei paesi occidentali, dei quali purtroppo anche noi facciamo parte.